Ragazzi belli, benvenuti in questo magnifico tutorial sui Flick, un argomento che io adoro perché c'è tanta disinformazione, poi essendo un giocatore 1v1 molto molto bravo, sono sicuro di potervi aiutare. I Flick sono penso una delle meccaniche più importanti del gioco, specialmente a livelli più bassi, quindi raga, andiamo a parlare subito dei Flick. Prima di cominciare a parlare dei Flick, però, ragazzi, ovviamente ci tengo a precisare che la macchina è importantissima per i Flick. Un hitbox Octane ha più precisione ma meno potenza. È ovvio che se prendete una Dominus, fate così, la macchina va scaraventata in culonia. E ovviamente vi posso dire che in quel caso è completamente un altro discorso. Però applicate tutto ciò che sto per dire col dovute proporzioni. Cioè, se fate un flick del genere con l'Octane, sappiate che uscirà 3000 volte più alto con la Dominus. Però l'altezza e la potenza non sono così tanto importanti, perché se state sotto porta e dovete fare un flick, ad esempio... Bello questo flick. Se state sotto porta e dovete fare un flick con la Dominus, va in culonia. Un flick del genere con la Dominus sarebbe arrivato tipo qua. Mentre sotto porta è più importante lavorare sull'altezza, perché ovviamente un flick del genere sarebbe il top come altezza. Poi l'angolazione, ovviamente, è tutta questione di allenamento, ma vi assicuro che tanto tanto allenamento, tante tante 1v1 e migliorate. Comunque, adesso vi faccio prima l'elenco dei flick di cui andrò a parlare e poi vi spiegherò come li faccio io e come credo sia più giusto utilizzarli. Partiamo dal flick che ti insegnano pure a platino, il frontal flick. Questo è sottovalutatissimo. Attenzione però, avete per fortuna il pad in basso a sinistra, tra l'altro sono un dio, avete il pad in basso a sinistra, quindi guardate cosa premo lì. Non è così, perché così andate a toccare, a parte la macchina spesso sotto tocca, ma poi la maggior parte delle volte lo lisciate il flick. Non deve essere fatto subito il salto, dovete fare un saltino e poi sbim dopo. Lo so che lo sbim, tra l'altro, ce l'ho nel sangue ormai. Molti questa cosa non la sanno e fanno così, subito. Come i pazzi. Cazzo fate come i pazzi. Dovete avere il timing giusto, saltino e via. E fidatevi che prendete anche molta più velocità e anche siete più forti in tutto. È inutile fare così, lo missate sempre. Se lo prendete è culo. Mentre così potete fare dei bei tiri proprio con... aspettando un po' e ritardando leggermente il secondo salto. Per chi non avesse capito, primo salto e poi fa il secondo, non direttamente così. E quindi viene una cosa del genere. È utilissimo sia in difesa per spazzare il pallone, sia se volete cercare un tiro sotto la traversa. Mo, non so se azzeccherò mai, però questo è il concetto. Questo era il frontal flick, cioè sarebbe il flick frontale. Il diagonal è uno dei miei preferiti perché è praticamente uguale a quello frontale, solo che dovete fare sbim, la scodata, non so come chiamarla, la botta col culetto. E secondo me ci sta un macello, questo è quello che uso di più io in realtà. Perché se voi fate una roba del genere, la buttate molto alto anche senza boost. Adesso non ti userò manco uno di boost. E guardate che l'uomo lo saltate così, eh. Mentre col frontal non proprio, col frontal è un tantino più basso secondo me. Date una bella scodata. Oh, vi dico che secondo me è veramente, veramente GG perché... non so, è comodo. Secondo me è veramente comodo il diagonal flick. Per me lo potete usare letteralmente in qualsiasi occasione, vi basta semplicemente non farlo troppo vicino alla porta perché come vedete va alto, perché è una bella potenza, non è una potenza bassa. Dico, come distanza dalla porta è più soggettivo, però tipo qua sotto sicuro è efficace ma è molto prevedibile. Io vi consiglio, se state sotto porta, di fare questo che tra poco vi spiegherò. Però questo serve più se state in difesa e dovete spazzare, perché in difesa non dovete mai fare questo qui, ad esempio. No, in difesa si fa così e si spazza direttamente, non c'è assolutamente bisogno di fare altro, basta il diagonal flick e ce l'avete sempre. Ma infatti se guardate le stream di pro, partite di pro, lo vedete sempre il diagonal flick. È veramente una minchiata. Stessa regola del frontal, non dovete fare il saltino subito così, assolutamente no. Mai fare il saltino subito, ma proprio mai. Dovete sempre avere quel piccolo di ritardo e via. Sempre. Siete molto più precisi e posso dire che sono anche molto molto più veloci. Avete la possibilità di saltare molto più facilmente l'avversario, proprio facile facile facile. Anche perché dopo la ricontrollate anche, non è che è come il flick a 45 che la tirate e basta. Avete il controllo dopo, perché fate così, saltate il primo e poi ce l'avete di nuovo nel caso. E poi potete fare tranquillamente il tocco finale. Quindi, questo era il frontal, questo è il diagonal, adesso andiamo con il flick a 45 gradi. Perché a 45 gradi? Perché a 45 gradi. E funziona così. Fate sbim, e sbim, e sbim.
che è diverso dal 90 gradi, perché il 90 gradi è molto molto più laterale. Infatti non sono capace a farlo perché è inutile. Il 90 gradi non fatelo mai, ragazzi. Il 90 gradi è veramente una stronzata. E poi tra 45 e 90 non c'è tantissima differenza, per il semplice fatto che veramente mo andare a calcolare i gradi precisi è impossibile. Però vi dico, 90 gradi boh, non ve lo sto manco a far vedere. Secondo me è totalmente inutile. Per me il 45 è veloce, rapido e ti permette di dare delle belle botte anche con poco boost, anche se non sei una grande velocità, però il diagonale non lo batte nessuno. Secondo me il 45 gradi è molto utile sotto porta, perché permette di tirare angolato e abbastanza veloce, anche in situazioni difficili, quindi tanta roba per il 45 gradi, che sotto porta è sicuramente mille volte più utile rispetto a un diagonale che ti fa sparare la palla solo in aria, in aria, in aria, in aria. Uila. Secondo me appunto il 45 gradi è perfetto. Io lo uso tantissimo appunto sotto porta, oppure se devo fare dei tiri da lontano, che ne so, se io sto in questa direzione qui, se voglio fare un tocco alto, faccio direttamente un flick a 45 gradi. Anche se effettivamente mo, non so se sto 45 o 90, ma alla fine il movimento è questo. Non c'è molta differenza tra questo qui e un tocco leggermente più angolato. Questi non sono 90 gradi. Quindi per quello vi dico, ok i nomi, sì, però i movimenti sono gli stessi. 45 gradi è così e il 90 gradi è così. C'è soltanto una piccolissima differenza di tempo, ma la cosa importante è che sotto porta il 90 non va fatto. A parte sprecate leggermente più tempo e vi fotte. Ma poi se prendete il 90 gradi, tirate molto 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 più forte e alto e non ha senso. Posto di, secondo me, verso il centrocampo lo potete fare, sia per saltare magari l'uomo che vi sta pushando, sia per mettere in mezzo il vostro compagno, ma non vi fissate con il 90 gradi, perché tirate delle mine allucinanti senza senso. Mentre il 45 gradi è un po' più chill e vi permette di tenere più precisione e più controllo. Passiamo con il prossimo flick. Aspettate, non vi ho detto che... cioè, in questo caso è inutile dirvi che dovete aspettare a saltare, perché non potete saltare subito, perché se saltate subito non fate niente. Dovete per forza saltare, muovere la macchina e poi flippare. E penso sia una cosa normalissima, non c'è mai bisogno di dirlo, anche perché l'ho mostrato. Però YouTube ve l'ho detto, perché se vai molti iniziano a fare queste cose strane e pensano che sia un 45 flick, no. Salto e poi risalto. Quindi, proprio il frontal, il diagonal, il 45, il 90 gradi, che non sto qui a spiegare perché è praticamente la stessa identica cosa. Dovete capire voi piano piano le situazioni, come usarlo, quando usarlo, perché sì, vi posso dire il 90 gradi usatelo al centrocampo, però magari là per là voi dovete provare davanti alla porta e sbagliate, capite da soli che non si usa davanti alla porta, è inutile che ve lo sto qua a dire io. Dopo il 90 gradi c'è il 180, detto anche Magnus Flip. I più ignoranti lo chiamano Magnus, se li vuole prendere a cazzotti tutti. Questo qui non serve a un cazzo. O meglio, se siete platino, serve, così scendete ancora di più a oro, ma non serve a niente, fa veramente schifo. È una delle cose più inguardabili che si possono mai imparare, per fortuna non l'ho mai imparato, ma letteralmente non serve a niente. Cioè, l'avversario può pushare in mille maniere subito, poi per... che cosa è questo? Per favore, andiamo avanti, che fa veramente schifo al cazzo. Abbiamo il Masti, il mio flick preferito, colui che riesce a salvarmi in ogni situazione sempre, però il Masti Reverse. Io questo Masti non lo considero proprio, cioè per me questo flick qua non esiste. Questo in teoria è il Masti originale, ma per me non esiste, fa schifo veramente, è inguardabile come meccanica. Quindi io per Masti intendo il Masti Reverse, perché è questo qui che permette proprio di controllare la palla come volete, letteralmente buttarla dove volete senza dover fare un cazzo. La cosa brutta di questo Masti è che avete bisogno di metterci tanto tanto delay in certe situazioni, e ora quindi questo sarà un tutorial, spiegazione anche riguardante il delay. Spero che il pad in basso a sinistra vi servirà, cioè vi sarà utile per forza, perché se no non capirete un cazzo. Spero che il mio editor farà dei bei smooth slow motion, perché vi giuro, se no non capirete assolutamente nulla sull'argomento delay. Cos'è il delay? Che vi permette di fare il Masti Reverse. Senza il delay non potete farlo. Quindi mi dispiace per chi vuole impararlo senza delay, non potete. Cos'è il delay? Come fate un Masti così, senza delay, vi esce una roba del genere, ma se non alzate perfetta lo sbagliate sì. Quindi, senza delay sarebbe così. L'analogico lo tenete verso il basso, sti gran cazzi di tutto il resto. Poi vabbè, dopo sicuramente vi girate, dopo, cioè, dopo vi potete girare tranquillamente, nessun problema. Il delay invece è questa roba qua. Sarebbe
che voi, facendo un movimento dell'analogico contrario al primo, riuscite a bloccare la macchina per, due decimi di secondo, non lo so ora, ma dopo tirate una steccona, dopo lasciate l'analogico, come vedete il movimento in basso a sinistra, e vi permette di tirare una bella steccona. Non so spiegarvi perché esiste questa cosa, però il movimento su me è completamente diverso, questo è quello normale e il delay è così. Si blocca e poi ha un'altra botta dopo. Vi permette di alzarla molto molto più facilmente. E vi dico che dà anche quel tocco di imprevedibilità al movimento in generale, all'azione in generale. Il delay però lo potete applicare a qualsiasi cosa. A qualsiasi. Vi spiego il delay in un altro modo. Ora ho trovato un modo per spiegarlo perché secondo me sarà molto molto più semplice. Il delay funziona così. Questo è lo speed flip senza delay. Capite che bene non potete fare un cazzo perché non serve a niente. Così. Il delay permette di dare quella botta finale. Vedete che la punta della macchina fa questo movimento alla fine che si alza? Ora ve lo faccio in preciso per farvi capire. Si muove avanti all'improvviso, mentre se voi fate normale il movimento è costante. Il movimento è sempre 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 costante della macchina. Faccio senza boost perché sto facendo col boost, vabbè. E il movimento è costante, non vi fa nessun movimento di delay. È letteralmente costante in culo. Col delay è così. Dopo vi fa un movimento molto più secco la macchina, che è imprevedibile per quanto riguarda il Masti. È molto molto utile e ve lo consiglio assolutamente per masterarlo. Magari i primi non fateli col delay, però vi assicuro che è una meccanica molto importante che permette di dare dei colpi molto più netti e secchi. Come in questo caso il Masti è stato delayato un botto ed è uscito a dir poco perfetto per il controllo. Quindi, spiegato questo, il Masti quando va utilizzato? Sotto porta non lo utilizzate, perché entrate dentro la porta con la palla. Se dovete farlo, per me l'ultimo momento in cui potete farlo è prima della linea di centrocampo. Già se superate il centrocampo, prima per stare vi push e ve la leva. Per me il massimo è saltare qui, prima della linea di centrocampo, e poi lo gestite, tirate dove volete, senza problemi. Ma non dovete mai saltare dopo il centrocampo per fare il Masti. In area è completamente diverso, ovviamente, non parlo di Masti in aria. Già se saltare dopo la linea siete in ritardo, cioè guarda, poi può pushare tranquillamente il portiere, non potete fare un cazzo. Se saltare prima della linea avete tutto lo spazio, praticamente dovete semplicemente fare il Masti prima di entrare in questa lunetta qua, anzi più chiara, questa lunetta qui. Perché se entrate nella lunetta praticamente l'avversario può pusharvi quando vuole, a meno che non state veramente a oro, ma se state a oro sicuramente il Masti non è una cosa da masterare. Quindi questo è il Masti, ovviamente cambia da direzione a direzione, cioè se voi volete tirare a sinistra partendo dal centro fate così e vi girate dopo e tirate lì. Se voi volete tirare a destra fate la stessa cosa solo che girate dall'altra parte. Non è che ci vuole chissà che arte e che scienza per fare un Masti direzionato decentemente, però prima partite facendo riforti e centrali e poi vedete come cambiare, ma vi assicuro che è una questione solo di tempo e allenamento come tutte le cose su Rocket League. In maniera difensiva non fatelo, cioè in difesa fate il diagonal e spazzate easy. Infine abbiamo il flick più inutile della storia dopo il Mognus, il flick che letteralmente non serve a una minchia. Se lo fate siete dei rincoglioniti, se volete impararlo siete dei rincoglioniti, ed è il Brizzy. Non posso farvi il tutorial perché non lo so fare neanche io, visto che è inutile al cazzo. Non lo imparate per nessuna ragione. E se volete sapere i motivi per cui non dovete impararlo, è semplice. Il Brizzy è un Masti, però con più tempo di carica. E mi spiegate a che cazzo serve? Potete fare lo stesso movimento, ma più veloce, più preciso, meno difficile, col Masti. Ma la gente vuole imparare il Brizzy. Ma che cazzo lo volete imparare a fare? Non lo so fare manco, non serve assolutamente a nulla. Andrà a fare mille rotazioni inutili. A parte che, se voi fate il Brizzy, potete controllare così. Bravo, potete fare anche col Masti. È uguale, letteralmente identico. Mentre col Brizzy vi andrà a complicare la vita facendo una rotazione in più che potete fare solo con l'automatico, non si può fare col manuale. Letteralmente non serve a niente. Ma proprio ma sapete che vuol dire niente? Peggio, nienterrimo, niente. Il Brizzy non imparatelo per nessuna ragione. Non lo fa nessuno. Al massimo fate così, piuttosto che fare il Brizzy completo, che è veramente tempo sprecato. Potete fare una sorta di Masti con una rotazione leggermente diversa. Se vi sentite più fighi così, raga, ma fate le cose normali. Non cercate di fare cose esagerate. Se volete fare i freestyle, poi è un altro discorso, ma comunque il caso siete ancora più fessi. Questo è il tutorial dei flick a terra. Spero di essere stato preciso al massimo. Spero di non aver saltato nulla, ma anche perché nei flick cosa devi spiegare? Avete il pad in basso a sinistra. Vi ho portato tantissimi esempi come fare i flick, sia, cioè, ve l'ho fatti a milioni in questo video di
quanto 15 minuti avete un macello di esempi di Flick. Vi ripeto, perché se qualcuno se lo fosse già dimenticato, cambia da macchina a macchina. Se fate i masti con questa macchina è una cosa, se fate i masti con un'altra hitbox è totalmente diverso. E adesso vi faccio vedere allora, mi avete sfidato, ve lo faccio vedere. Da quanto non uso questa macchina, vi faccio vedere i masti con come vengono con questa macchina. Allora, le macchine ibride, i masti sono l'amore mio, cioè i masti sono qualcosa di spettacolare, non hanno veramente senso. Tirate delle mine, cioè questo è un tiro quasi da centrocampo e andavo sulla traversa. Tirate delle mine che non hanno veramente senso. Il controllo palla è assurdo. Avete una potenza nei flick clamorosi. Anche il controllo palla con i flick è spettacolare, perché potete fare ancora un altro flick dopo e veramente ci mettere un attimo a fare altezza. Però c'è un problema: sono troppo forti. Guardate come va. Cioè, guardate un flick del genere con un Octane, non ti verrà mai così. Quindi per i flick, purtroppo, è molto meglio l'Hitbox Octane per la precisione. Cioè, guardate che cazzo di mine che tirano, senza senso. Macchine Hitbox Hybrid, Hitbox Octane sono... Hitbox Hybrid, Hitbox Dominus sono troppo esagerati. Troppo. Infatti sono molto spesso incontrollabili. Sono buoni per spazzare il pallone, perché se tu stai in autoporta e devi fare un flick, porco due, spari una mina allucinante anche con poco boost senza problemi. Ma il problema è la lucidità sottoporta. E se tu vuoi fare un brizzy, la macchina se ne va. Cioè la palla se ne va letteralmente per cazzi suoi, sia in altezza, ma in qualsiasi cosa. Vi posso garantire che sono davvero incontrollabili, quindi io le sconsiglio per avere precisione. Le consiglio se volete dare delle bordate incredibili. Cioè guardatela dietro il centrocampo dove abbiamo buttato il pallone. Con Octane non verrà mai, ma mai. Una volta su un milione forse. Ma come ben immaginate era tanto, cioè è normale. Guardate qua la differenza, porco due. Guardate che differenza. È proprio un'altra cosa. Mi fa anche strano giocare con l'ottima. Adesso l'ho provato per 20 secondi. La Esper infame. Ovviamente cambia tutto. Cambia in aria, cambia... le macchine cambiano completamente. Però a livello di manovrabilità, quello. L'unica cosa appunto è che in aria preferisco le hitbox ibride e a terra preferisco le hitbox Octane. Per caso che ti fa o in culo, perché non avrei mai una soluzione perfetta. Per quello vedete spesso che uso la Esper, la Pontiac, poi metto Dominus, perché io purtroppo in aria ho tante pack che colmo con quelle macchine e riesco a giocare bene. Mentre con macchine come Octane e Fennec mi trovo meglio a terra, ma mi trovo peggio in aria. È un po' un casino, però questa è la situa. Diciamo che con l'Octane sicuramente non farai flick sul soffitto. Se fai questa cosa con la Esper finisci in culonia. Però penso che siano molto molto meglio per il controllo, per la precisione, queste macchine qui. Ovviamente la Esper, come tutte le macchine ibride, hanno le loro, come si dice, i loro punti di forza. Ma può essere pure che voi vi trovate sia peggio in aria che a terra, eh. Cioè è soggettivo. Io vi dico, io mi trovo meglio in aria con le macchine più basse piuttosto che quelle alte. Ma non vuol dire che sia uguale per tutti, eh. Può essere pure che voi trovate tutto meglio nel libro come tutto peggio. Quindi non basate su quello che ho detto io, non dovete usare solo le macchine che dico io. Fate il cazzo che volete, divertitevi. E l'importante è che rispettiate i tempi per i flick. Tanto ormai lo sapete come ragiono io. Come vi dirò sempre, dipende dalla posizione dei avversari. Se gli avversari vi stanno pushando, flick diagonal avete fatto. Ma se lo fate troppo tardi, ve lo prendono lo stesso. Se lo fate troppo in anticipo, vi fanno un fake e vi fottono. E quindi è a vostra discrezione, giocando tanti 1v1, imparare quando utilizzare uno, quando utilizzare l'altro. L'importante è che non mi facciate vedere i masti sotto porta, che quello veramente mi fa piangere. I masti, ad esempio, vanno fatti se, questa cosa mi è venuta in mente, che volevo dire, per fortuna mi è venuta in mente adesso, se l'avversario è a muso, cioè è muso contro la sua porta. Se l'avversario, questa è la mia difesa, no? Se vedo un avversario che fa un masti, io sto così, lo paro easy. Proprio facile facile. Se io sto tornando dietro e quello mi fa un masti, io non posso girarmi e pushare, devo aspettare il suo masti. Se me lo fa bene, io che cazzo prendo? Le mosche, non prendo niente. Quindi il masti va fatto se l'avversario è spalle a voi. Se sta tornando in difesa, non se è muso verso di voi e spalle alla propria porta. Questo è importantissimo. Ma credo che con l'esperienza imparerete tutto da solo a guardare anche queste cose. In questi casi la ball cam non deve essere attiva, ovviamente, perché sta facendo un dribbling a terra.
Però vi dico che a volte, quando io uso la Volcan e faccio dei flick diagonal, mi vengono molto più forti ogni tanto, non capisco il motivo. Quindi io vi consiglio di non utilizzarla, però se volete tenere d'occhio per un attimo in più il pallone piuttosto che gli avversari, potete tranquillamente farlo. Ma come vedete, la telecamera va puttana, non vedete più niente, gli avversari perdete di vista. È tutto soggettivo. Fatemi sapere nei commenti se ho saltato qualcosa, se ho saputo qualche altro flick strano. Ve ho fatto vedere quelli, diciamo, competitivi di flick, perché non voglio mettermi nei panni di freestyler o cose del genere. Non me ne frega un cazzo di farvi vedere il breezy, non me ne frega un cazzo di impararlo. Fatemi sapere se volete altri tutorial, su cosa volete sapere, mi raccomando, sta a voi. L'unica cosa che volevo dire è che, mi raccomando, sempre badate alla posizione degli avversari. Tanto piano piano imparerete a riconoscere voi stessi, perché io posso dirvi benissimo, sì, tenete d'occhio se sta tornando in difesa, ma magari capiterà che vi scordate di questo particolare e ve lo ricorderete solo dopo mesi e mesi di esperienze sul campo. Quindi io vi dico, imparate a fare i flick e poi adattatevi alle situazioni. Non pretendete di fare tutto insieme, perché è una cosa che si impara dopo tanto, tanto, tanto tempo. Cioè, raga, io sono uno che nelle 1v1 è arrivato pure in top 20 mondiale un sacco di anni fa. Cioè, nelle 1v1 ero veramente forte, 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 forte. Ora streamando riesco più a stare a livello di prima, ma sti cazzi. Gioco sicuramente meno impegnandomi rispetto a prima, visto che devo intrattenere, bla bla bla. Ma di 1v1 ne so, di conseguenza, tra squishy save, shadow defense nelle 1v1, qua avete proprio terreno fertile. Quindi, forza Benevento, buona fortuna con i flick, commentate, fate sapere se questa serie vi sta piacendo o se questa serie vi fa schifo, devo aspettare solo la Telecom o forse Sky Wi-Fi che ci fa la grazia e viene a mettermi sta cazzo di gigabit. Quindi, un bacione e forza Benevento. Iscrivetevi al canale, bastardi!